La fame e l'abbandono delle passioni. Giù, giuro, giuro, con la Ain, Wataraka Shahwa. Taraka, taraka vuol dire lasciare, abbandonare. Giur è la fame e Shahwa è una delle parole principali nel sufismo, una delle mogli di Shaitan. E sappiamo che Shaitan ha come servitori il nafs, l'ego, la shahwa, le passioni, o le hawa, e dunya, l'amore per il mondo. E c'è un verso del Corano 2.155. وَلَنَبْلُوَنَّاكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sicuramente vi metteremo alla prova con terrore, quel khauf di cui abbiamo già parlato, paura, وَالْجُوعِ, e perdite di beni. Sicuramente vi metteremo alla prova con terrore, fame e diminuzione di beni delle persone e dei raccolti. Ebbene, dà la buona novella a coloro che perseverano. Quindi egli, Allah, diede buona novella a coloro to them of beautiful war for passion during hunger, a coloro possessori di pazienza nel sopportare la fame. E poi un altro verso, 59:9. E appartiene, vediamo la Yad prima di cosa parla, appartiene anche quella, bisogna leggere quella ancora prima. Ah, ne abbiamo già parlato. Il bottino che Allah concesse al suo inviato e agli abitanti appartiene ad Allah, al suo inviato, ai suoi familiari, agli orfani, ai poveri, al viandante, così che non sia diviso tra i ricchi di voi. Prendete quello che il messaggero vi dà e astenetevi da quello che vi nega e temete Allah. In verità, Allah è severo nel castigo. L'ayat dopo dice: appartiene inoltre agli emigrati bisognosi che sono stati scacciati dalle loro case e dai loro beni perché bramavano la grazia e il compiacimento di Allah, ausiliari di Allah e del suo inviato, essi sono i sinceri. E appartiene a quanti di loro abitavano il paese e vivevano nella fede, che amano quelli che emigrano presso di loro e non provano in cuore invidia alcuna per ciò che hanno ricevuto e li preferiscono a loro stessi nonostante siano nel bisogno. Coloro che si preservano dalla loro stessa avidità, questi avranno successo. Allora, il Corano è un libro sacro, un libro che ha perle e coralli e pietre preziose. C'è un libro di Al-Ghazali su questo, in cui raccoglie le perle, fra le perle del Corano, e però ci sono anche versi di legislazione, ma è un libro anche un canone di leggi che parla dell'eredità, che parla anche in questo caso parla della legge, della giurisprudenza in caso di bottino di guerra, perché il profeta è stato costretto a combattere, è stato aiutato da Allah anche da aiuti invisibili, da angeli con i turbanti di tutti i colori che combattevano ai loro fianchi, e quindi hanno anche avuto dei bottini di guerra.
E soprattutto in un certo caso, dopo la conquista di Mecca, succede che vengono 3-4 tribù con decine di migliaia di persone, ma loro erano di più, e questi arrivano alla battaglia con le loro genti, le loro donne, sicuri di vincere, i loro cammelli, e a Hunain si scontrano, e questi qua si erano arroccati e avevano teso un agguato. Quindi piombano su di loro con una nube di frecce, i musulmani scappano e solamente il profeta, sallallahu alaihi wasallam, e pochi altri, poche centinaia, erano migliaia in quel momento, era la fine, dopo, quasi alla fine del suo messaggio, scappano travolti dalle frecce. Solo il profeta e poche centinaia di persone sono al suo fianco, e lui, profeta, sallallahu alaihi wasallam, inventa dei versi: io sono il profeta di Allah, giunto con la verità, seguitemi, non abbandonatemi. E al suo fianco, alla sua destra, c'è Ali, karamallahu wajh. E Sufyan, che è stato nemico suo per una vita, in quel momento finalmente ha capito il suo errore ed è diventato un coraggioso eroe in quella battaglia che avrebbe potuto portare alla rovina dell'Islam. E queste poche persone quindi fronteggiano un esercito e il loro coraggio fa tornare indietro piano piano tutti gli altri e poi vincono la battaglia e acquisiscono un enorme bottino. Però quello che era successo era che in quel momento Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aveva preso possesso di Mecca da vincitore e doveva anche ristabilire tutto. Le situazioni in qualche modo corrotte, no? Cioè, adesso Mecca era abitata da persone che erano state per una vita suoi nemici e che piano piano stavano volenti o nolenti arrivando all'Islam e lui doveva ingraziarsene. Infatti, tra le 8 categorie di persone per le quali è stabilita la zakat, ci sono, è citato anche, adesso non vi so dire a memoria il verso, ma quelli di cui vogliamo conquistare i loro cuori. E vabbè, questo è l'antefatto, non so se la citazione del Corano è discesa in quell'evento. Vi avevo mandato tempo fa un libro che non ho comprato, ma che riguardava la rivelazione delle ayat, perché anche quella è interessante seguire. E quindi quel verso 59.9 parla di coloro, perché poi ha parlato dei, adesso vi ho parlato dei meccani, però prima ancora di questo, i credenti avevano fatto la hijra e uno dopo l'altro, dopo il profeta, erano andati a vivere a Medina. E a Medina erano dei diseredati. Allora il profeta, sallallahu alaihi wasallam, aveva fatto stabilire dei patti di fratellanza tra i credenti di Medina, che erano pochi fino a quel momento, e gli emigrati, tra gli Ansar, i medinesi, gli aiutanti e i muhajirun, quelli che hanno fatto hijra. E quindi queste persone, che pure loro magari erano bisognose, come dice qui nell'ayat del Corano, appartiene a quanti prima di loro abitavano il paese, i medinesi, e vivevano nella fede, che amano quelli che emigrarono presso di loro, i muagirun, e non provano invidia in cuore invidia alcuna per coloro, per ciò che hanno ricevuto e
e che li preferiscono a loro stessi nonostante siano nel bisogno. Quindi gli Ansar, i medinesi, hanno accolto i meccani, i credenti, come fratelli, hanno diviso quello che avevano, nonostante non erano persone ricche, eh? Erano persone loro stesse nel bisogno. Coloro che si preservano dalla loro stessa avidità, questi avranno successo. Waman yuka shakka nafsihi fa ulaika umul muflihun. Anas bin Malik riportò che radiallahu anha, che quando Fatima radiallahu anha portò un piccolo pezzo di pane al messaggero di Allah e gli chiese: che cos'è questo, Fatima? Lei rispose: un pezzo di pane che io stessa ti ho fatto. Il mio cuore non starebbe tranquillo fin tanto che non te ne portavo un pezzo. E lui rispose: questo è il primo pezzo di pane che entra nella bocca di tuo padre da 3 giorni. E c'è un'altra narrazione, è detto che era, che il pane era di orzo. Per questa ragione la fame è tra le qualità di questo gruppo di gente, ossia i sufi, ed è uno dei pilastri dello sforzo, del jihad. La gente sul cammino, sulla via, procedono passo dopo passo nella loro abitudine alla fame e si allontanano, si astengono dal mangiare. E lo trovano questo una fonte, una sorgente di saggezza nella fame. E le storie a riguardo questo sono tante. Ibn Salim osservò: la maniera propria, più appropriata di vivere la fame come pratica è che uno dovrebbe continuamente ridurre il suo input, quello che prende giornalmente di cibo, di un pochettino. Quindi mangiare sempre meno. Qui vedo che è diverso. Is to limit one's daily meal to the size of a cat's ear. Uno dovrebbe, qui dice invece che il modo appropriato di praticare la fame è limitarsi a un pasto giornaliero della misura di un'orecchia di gatto. È detto che Abdullah, Sahal bin Abdullah, al-Tustari, mangiava only una volta ogni 15 giorni. Quando il mese di Ramadan arrivava, egli non mangiava fino a che non vedeva la luna nuova. Quindi per l'intero mese non mangiava e ogni notte lui rompeva il suo digiuno con nient'altro che acqua. Yahya bin Muad spiegò: se uno potesse comprare la fame nel mercato, allora il cercatore della vita futura non avrebbe bisogno di comprare null'altro. Sahal bin Abdullah disse: quando l'Altissimo creò il mondo, egli mise il peccato e l'ignoranza dentro la soddisfazione degli appetiti e conoscenza e saggezza dentro alla fame. Yahya bin Muad disse:
La fame è un esercizio ascetico per il murid, una prova per il penitente, un calvario per il rinunciante e un segno di nobiltà per l'ognostico, per l'arifin, per l'arif. Qui nel vostro libro c'è anche le parole in arabo, che è importante conoscerle. L'aspirante, il muridun, colui che ha irada, colui che vuole, colui che cerca, una prova per il penitente, una disciplina per il zahid e una benedizione per l'ognostico. E questi sono tre livelli, quattro livelli. La fame per l'ognostico non è né questo né quello, lui è altrove, l'ognostico è con Dio. Non si fa problemi con nulla. Lui è soddisfatto. Soddisfatto di Allah, perfettamente soddisfatto in quello che Allah gli ha dato. Se gli dà fame, lui non lo tocca che lo stomaco gorgoglia o il corpo è debole. È con Allah. E che è il livello più alto. Infatti vedremo... Quando lo vedremo, la Marifa Billah, allora infatti vedremo che il capitolo relativo all'Irada, quello del Murid, sarà il 24esimo capitolo e adesso siamo al 11esimo. Di tanta strada dobbiamo fare per arrivarci. E Zuhud l'abbiamo visto, ma la stazione degli Arifun è quella, è l'ultima. C'è la Marifa Billah, è la 41esimo capitolo, dopodiché c'è la Mahabba, l'amore, e lo Shauq, l'amore dello spirito. E lì poi c'è il libro è finito. Quindi... L'Arifun sono gli arrivati, eh? Dove sono qui nel mio libro? Il maestro Abu Ali Adakak, Kalda Salamasir, riportò. Qualcuno venne da uno dei maestri e... Vedendolo piangere, chiese, perché piangi? Ed egli rispose, sono affamato. E l'altro, stupito, chiese, uno come te piange per la fame? Ed egli rispose, sta zitto, tu non sai che cosa lui intende, quale scopo ci ha messo lui, Allah, nella fame, per la quale io debba piangere. Si vede che ci sono segreti che Allah mette nella fame degli asceti e doni che Allah concede loro grazie alla loro fame, che ha portato questo sheikh a sperimentare questo pianto, ma che era un dono, non un pianto di uno, c'ho fame. Mukhallid riportò che Al-Hajjaj bin Furasifa, Kadassalam Sirun Aziz, era con loro in Siria. E lui stette 50 notti senza dormire, senza bere acqua o prendere, cibarsi pienamente di niente. Abu Abdullah Ahmed bin Yahya al-Jalla disse At-Turab an-Nakhshabadi, an-Nakhshabi venne attraverso il deserto di Bassora fino a Mecca, da Bassora fino a Mecca. Quindi dal
dall'Iraq fino a Mecca, possa Allah proteggerla. E gli chiedemmo di cosa avesse mangiato durante il viaggio. Egli rispose: ho lasciato Basra e ho mangiato in Ibaj e poi in Zatarak. Da lì sono venuto a voi. Quindi ha mangiato due volte in un viaggio di non so quante centinaia, migliaia, quasi, non mille, ma di parecchie centinaia di chilometri. Bassora, se ve la ricordate, la prima guerra del Golfo, dopo il Kuwait c'è Bassora. Abdulaziz bin Umair, adesso non si riportò, uno stormo di uccelli era affamato per 40 giorni. Quando finalmente ritornarono, volarono e ritornarono dopo alcuni giorni, profumavano di muschio. Quando Sahal bin Abdullah, Tustari, viveva la fame, era forte, potente e debole quando mangiava. Abu Uthman al-Maghribi, disse: il devoto al suo Signore mangia ogni 40 giorni, il devoto all'Eterno mangia ogni 80 giorni. Ah, qui lo chiama Arrabbani, e qui l'ha tradotto. Arrabbani non mangia che per 40 giorni, mentre Samadani non mangia che per 80. Arrab è Allah, Arrabbani è colui che è del Rab, è colui che è del Signore. E Samadani è colui che è dell'Eterno. E Assama dell'Eterno. Abu Sulaiman Adarani, Adassalamassir, osservò: la chiave di questo mondo è riempire il proprio stomaco e la chiave della vita futura è la fame. Fu chiesto a Sahal bin Abdullah: come vedi un uomo che mangia una volta al giorno? Questo è il mangiare dei credenti. E tre volte al giorno, e io qui c'è una parola che non capisco nel mio, com'è nel vostro? Mangiare tre volte al giorno, e throw. Qui c'è la stessa parola che non conosco, è throw. Un trogolo. Di alla sua famiglia, forse vuol dire di costruire una fossa per lui. È un trogolo dove mangiano gli animali. In realtà vuol dire throw, vuol dire... Funziona? È dove mangiano Osman. Gli animali. Trogolo. A Livorno trogolo, si dice mangiatoia, trogolo. Beveratoia, depressione. Punto più basso, depressione. Una mangiatoia, sì, cioè una buca dove viene una depressione nel senso di abbassamento, quindi probabilmente vuol dire una fossa. Yahya bin Mu'ad disse: la fame è una luce e riempire lo stomaco un fuoco. La passione è come un fuoco dal quale la fiamma sorge, mentre mai smette fin tanto che consuma il suo possessore. E qui stiamo parlando delle shahwa, le passioni, quelle che diciamo sono
la moglie di Shaitan. Abu Nasr as-Sarraj at-Tusi riportò: un uomo tra i sufi venne da uno sheikh un giorno e gli portò del cibo e poi chiese: da quant'è che non hai mangiato? Ed egli rispose, lo sheikh rispose: 5 giorni fa. E questo sufi chiese: la tua fame è la fame dell'avidità, dell'avido. Tu vesti buoni abiti mentre hai fame? Questa non è la fame della povertà. Abu Sulaiman ad-Darani asserì: lasciare anche un solo morso di cena non mangiato è più amabile per me che stare in piedi in preghiera tutta la notte fino alla fine per fare tahajjud. Allora, riguardo a questo appena detto, abbiamo già detto, Maulana diceva: voi non siete, o noi non siamo, quelli capaci di queste mujahadat, queste lotte contro il vostro nafs. Ho visto che non funzionava il microfono. Dove siete rimasti? No, si è sentito tutto. Nessuna interruzione. Allora mi sono fermato quando ho visto, perché si era interrotto. Maulana diceva: voi non siete in grado di fare questi sforzi che facevano gli antichi. Noi mangiamo il miglior cibo, vestiamo i migliori vestiti, ma cerchiamo di offrire le migliori adorazioni. Quindi leggiamo questi capitoli per conoscere quale sarebbe la nostra via, la via degli antichi, e ammettiamo le nostre mancanze. Abul Khair al-Asqalani, ad Assalamu Masir, aveva un desiderio, no, per molti anni, di mangiare del pesce. Poi una volta venne a lui del pesce da una sorgente lecita, un cibo che gli era stato dato, che si era guadagnato, lecito, halal. Ma quando allungò la sua mano per mangiarlo, una spina dell'isca lo punse. E allora lui si allontanò. E anche lui dichiarò: oh mio Signore, se questo è quello che capita a uno che allunga la sua mano desiderando una cosa lecita, come sarà per colui che raggiunge qualcosa di haram? Immaginate la purezza di quest'uomo che riceve un simile segno da Allah. Dice che perse la mano, come se fosse la dovette amputare. No, è stato punto dalla spina e si è ritirato. E però nel cuore di questo nobile sorge questa... He lost his hand? No. No. Qui è tradotto: but when he reached out his hand to eat it, a spike from his bone pricked his finger, so he drew back. E quindi si ritirò. No. Non ha senso lost his hand. Si tirò indietro la sua mano ed esclamò:
Penso proprio che sia giusta la versione del mio libro. Però nell'anima di questo nobile, pura persona nasce questa riflessione. Una persona come me, che per anni ha desiderato una cosa lecita, dalla quale si era astenuto, ma che è lecita, e tu gliela concedi, a lui gli capita questo, che si punge con una spina. E cosa succederà? E lui non sa neanche cosa può succedere a uno che fa della RAM, tanto è puro. Cosa succederà a uno che allunga la sua mano in desiderio di qualcosa di haram? Ho sentito Rustam bin Ashirazi, a Sufi, dire: Abu Abdullah Hafif stava partecipando a una cena e uno dei presenti, per la sua povertà, si allungò per prendere il cibo davanti allo sheikh. Uno dei compagni dello sheikh, volendolo rimproverare per la sua mancanza di adab che aveva mostrato in questo, mise del cibo di fronte al dervish. Cioè, questo qui aveva allungato la mano, e quando c'è un piatto uno deve mangiare quello che c'è davanti a sé. Questa è la DAB, non andare a scegliere il pezzo buono che sta davanti a un altro. Questa è una mancanza di DAB. Peggio ancora se vai davanti a quello che è stato messo davanti allo sheikh. Allora, questo dervish, capendo, avendo compreso che questo era un rimprovero per le sue cattive maniere, decise di non mangiare per 15 giorni come auto punizione e disciplina per la sua anima, e come un segno esteriore per mostrare pentimento delle sue cattive maniere, malgrado l'avesse fatto per povertà e per fame. Malik ibn Dinar disse, Shaitan è terrificato dall'ombra di uno che conquista le passioni del mondo. Shaitan ha paura di uno che ha conquistato le sue shahwa, che non è più succube delle sue passioni. Abu Ali al-Rudbari, qaddasallahu masir, istruì: se un sufi dice dopo 5 giorni ho fame, allora mandatelo al mercato e andate, insegnategli a guadagnarsi qualcosa. Questa l'avevamo già vista prima. Ho sentito il maestro Abu Ali al-Dakkak riportare il detto di un certo altro sheikh, che le passioni della gente del fuoco sopraffanno le loro aspirazioni e così sono disgraziati. Invece nel vostro libro è un po' diverso. In coloro che sono destinati al fuoco dell'inferno, le passioni mondane hanno prevalso sopra la cautela, sopra le precauzioni, ed è per questo che hanno commesso peccati. È quello che abbiamo visto anche nei capitoli passati: la taqwa, il timore di Dio, è quello che ti fa, è quel re che ti fa avere, prevalere sopra le tue passioni e che ti permetterà di governarle. E ho sentito, continua Abu Ali al-Dakkak, l'ho sentito dire, e
Qualcuno chiese una volta a uno sheikh: ma tu non hai desideri? Ed egli rispose: io ho desideri, ma mi contengo, mi trattengo. Ad un altro di loro fu chiesto: ma tu non hai desideri? Io desidero di non desiderare, e questo è meglio. E nel vostro libro sembra un po' diverso, perché c'è quella parentesi quadra, perché dice: e questo è più perfetto, che è migliore della prima domanda. Quindi restringersi, avere desideri e trattenersi, ok, va bene. Ma desiderare di non desiderare è meglio. È superiore. È lo stato di chi ha vinto il desiderio. La passione. Abunassara Tammar riporta: Bisharal venne da me una notte, Bisharal Hafik, da Salama Sirum, e io dissi: lode a Dio che ti ha portato qui. C'è stato portato del cotone dal Khurasan, le donne, le ragazze lo hanno filato, venduto, e hanno portato alcuna carne a noi. Quindi, benvenuto, quindi puoi rompere il digiuno con noi. E lui rispose: se io dovessi mangiare con qualcuno, mangerei con te. Ma lui rispose e poi aggiunse: io ho desiderato ardentemente eggplant. Che cos'è? Melanzane. Melanzane? Sì. Ho desiderato le melanzane per anni, ma non mi è stato destinato a mangiarle. E io lo assicurai: ma c'è, ci sono le melanzane qui, che sono lecite, che sono in questo piatto. Ed egli rispose: io non posso mangiarlo finché non sarò libero dal desiderare le melanzane. Allahu Akbar. Che gente, eh? Ho sentito Abdullah bin Bakawiya, al-Sufi, Qaddasallahu Masir, dire che lui aveva sentito Abu Ahmad al-Saghir dire: Abu Abdullah bin Khafif mi ha ordinato di servirgli 10 uvette per rompere il digiuno ogni notte. Ogni notte io sentivo compassione per lui e gliene servivo 15. E lui mi guardò e disse: chi ti ha detto di fare questo? Lui ne mangiò 10 e lasciò le altre. Abu Turab al-Nakhshabi commentò: la mia anima mai si inclinò verso la passione eccetto una volta. Io avevo desiderio di pane e uova mentre stavo viaggiando. Così mi voltai verso un villaggio. Qualcuno sorse, venne, e mi prese, esclamando: questo è uno dei ladri, è un brigante. E quindi mi clubbed, mi frustò 70 volte. Un uomo tra di loro
mi riconobbe e protestò: no, questo è Abutulab al-Nakshabi. Allora si scusarono con me e l'uomo mi portò a casa sua per rispetto e compassione per me e mi servì pane e uova. Così dissi a me stessa, alla mia anima: mangia adesso, dopo le 70 frustate, per aver avuto quel desiderio. Allahu Akbar. Che gente! E che segni che Allah gli ha dato a loro, no? Quali prove hanno passato, ma quale anche meravigliose risposte hanno ricevuto dal loro Signore. Ovviamente è ben al di là delle nostre capacità. Riconosciamo i nostri limiti, ma cerchiamo comunque di imparare dal loro esempio, soprattutto dalla loro purezza e dal loro himma, dalla loro elevatezza, della loro aspirazione spirituale. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Abbiamo parlato quindi della fame e siamo a digiuno, alhamdulillah. Quindi che Allah ci dia in questo nostro digiuno conoscenza, saggezza, contenimento del nostro nafs, delle nostre passioni. Se è vero che vi è un tempo in cui 9 cose sbagliate e una giusta porteranno al paradiso, e nel tempo del profeta una cosa sbagliata porterà all'inferno e 9 giuste, vuol dire che non c'è una differenza solo di da 1 a 10, ma da 1 a 100. E quindi chiediamo ad Allah che la pochezza del nostro sforzo ci possa portare alla compagnia di questi eccelsi maestri sufi, che là ci permette di incontrarli uno a uno nella vita futura, quelli di cui abbiamo letto il loro nome, questo Abutulab al-Nakshabi, mai sentito prima, ma che Allah ci possa un giorno farlo incontrare, tutti questi grandi. C'è un libro, quello di non mi ricordo qual è, uno di quei libri che c'è anche in italiano, che è una storia, Amir Khusrow, nella quarta di copertina c'è scritto la virtù di questo libro per il volere, per il dua dello Sheikh, è che chiunque legga queste pagine Allah gli concederà di essere con lui in paradiso, no? Qualcosa del genere, non mi ricordo né il libro né le parole, però così è. Chi legge delle hadith si trova in qualche modo ad aver vissuto con il profeta, perché quelle, siamo certi, sono sue parole. Le sue parole sono arrivate ai nostri cuori. E il profeta diceva come desidero essere assieme ai miei ahbab, i miei amanti. E i compagni chiesero: oh Rasulullah, non siamo noi i tuoi amanti? Lui disse: no, voi siete i miei ashab, i miei compagni. Voi mi vedete e state con me. E quindi vedete anche chi sono. Ne avete una prova immensa della mia innaka la khuluqin azim. Allah nel Corano dice: lui, al profeta Muhammad, è di un carattere azim, immenso. Quindi è una prova evidente, un burhan che viene a voi. Ma vi verrà dopo di me coloro che non mi hanno visto, ma che comunque ascolteranno le mie parole. E quindi per costoro vi è un merito molto più grande.
E poi verranno quelli del tempo della fine, quando sarà come un fiume che va dalla parte opposta, ma vi saranno coloro che verranno verso la via da me indicata. E per loro ci sarà una ricompensa ancora maggiore. Quindi voglia Allah perdonarci comunque per la nostra pochezza, del nostro sforzo, e voglia Allah unirci a queste nobili anime, a quella del profeta, nel loro, sallallahu alaihi wa sallam, nel loro anelito, nel loro sforzo, nel loro desiderio di ritornare a Dio, come la canna del flauto. Bi hurmati al-Habib, bi hurmati mashayikhina, bi hurmati sirri surat al-Fatiha. Amin.